Buongiorno. Ciao. Che giorno è oggi? Martedì. Ma che martedì? Ah, sì, martedì. E cosa succede oggi? Arrivano le nostre cugine Lumara. Yeah! Chi sono le nostre cugine? Isabella e Aria. Eccole qua. Stavamo giusto rinfrescandoci un po' la mente. Boh, finito il video. Perfetto. Ma lo sanno chi sono Isabella e Aria, vero cucciolini? Siete contente per caso? Guarda. Giusto un attimo, dove vai? Dove stai andando? Sono contenta. La tua danza di quando sei contenta? Sì! Livelli. Occhio che voli per terra! Livello. Perché starino, Isabella e Aria, venna, non 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ci nascondiamo! Peccato che però noi andiamo a scuola. Vabbè, ma li vediamo dopo. Certo! E poi ogni giorno tu ci farai la crepe e poi andiamo a... Sì, certo! Però sì, ci sì, farai sì. La crepe un giorno? Sì, sì, quando un giorno. Vanno, quando dormiranno qui... Quando dormiranno qui faremo la crepe. Magari sì. Un giorno dopo. Ma voi oggi cosa dovete oggi fare? Ci nascondiamo. Sì, allora silenzio perché siete troppo eccitati e non si capisce niente di quello che ci stiamo dicendo. Praticamente adesso sono le 10 più o meno, 10 e mezza, non lo so. Loro arriveranno questa sera tardi, nel senso. No, sono già arrivate. Ma che cosa sono arrivate? Ma no, partono da sì. Sì. Ora inglese 5, ore italiane 6, 7, 8, arrivano alle 8 e mezza e noi ci andiamo a nascondere alle 7. Adesso vediamo. Guardate, se ci nascondiamo oppure no. No, e dove? E la maglia. Ancora? Sì. Ok. Guarda, va bene. Sono arrivati. Faccio i versi. Va bene. Sono arrivate. Sì, amore. Dovete fare i compiti. Dovete fare i compiti perché poi arrivano Isabella e Aria e non abbiamo più tempo per fare i compiti. Cosa ha fatto? Non l'ho vista, cosa ha fatto? Poi guardo, poi no. Guardo se ti ho inquadrata. Allora dovete fare i compiti perché se non farete i compiti oggi vi ritroverete poi quando ci sono Isabella e Aria a non poterle vedere. Va bene, dai, su, fate le brave. Lo so che siete eccitate, però collaborate con me. Bravissime le mie cuccioline che stanno facendo i compiti. Allora, bimbe, adesso compiti, pranzo. Poi dove andiamo, Vane? Nell'appartamento. Quale? Quello di Ok, perché? Dove alloggeranno la zia e lo zio e Isabella e Aria. Abbiamo deciso che per fare la sorpresa da Isabella e Aria metteremo... delle maschere, sì. Probabilmente, se troviamo anche le altre, perché ne abbiamo trovata solo una. Cucciolini, ma voi quest'anno sapete come fare uno scherzo a Isabella e Aria? Scrivetelo nei commenti. Eh sì, perché noi non abbiamo più idee, ogni anno dobbiamo decidere che scherzo fare, l'anno scorso... Ci siamo chiuse dove, Anastasia? Nell'armadio, l'ho visto pure prima. Nell'armadio, che ridere però, è stato bellissimo. Sì. E se ci nascondiamo sotto il letto? Oddio! Ok, ci nascondiamo sotto il letto e poi li prendiamo le caviglie con le mani quando si avvicinano. Ma ci siamo? Oggi guardiamo, allora andiamo nel B&B. Andiamo nel... No, io magari non mi nascondo sotto il letto, magari sì, anch'io sì, insieme anche a voi. Allora, no, però dobbiamo dire a papà qualcosa. Dobbiamo dire a papà, anche alla zia Samantha, glielo devo dire. Gli devo dire avvicina Isabella. A letto. Adesso vediamo, perché se non ricordo male, però no, forse no. No, nulla, di Isabella già lo sento, lo fa così. Cioè, tu ti senti la cosa che tu sta lì. Dai, noi siamo matte comunque, siamo riuscite a farle lo scherzo anche quando siamo andate noi in Inghilterra. Ragazzi, ma se non avete ancora visto il video dove... Io e Anastasia abbiamo fatto, anche io in realtà, ma abbiamo fatto lo scherzo di Isabella e Aria che ci nascondevamo dentro l'armadio. Andate a vederlo subito perché è stato bellissimo. E anche quello di Inghilterra. Ovviamente anche quello dell'Inghilterra di ottobre quando io ho fatto il compleanno che ci siamo nascoste dietro. La scuola. Dietro la scuola, però non è che si sono tanto spaventate, però non lo vedete. No, non si è spaventata, poi lei ha mangiato un po' la foglia in quel video. Comunque andate a vedervi tutti questi video perché oggi noi siamo folli, ci nascondiamo sempre. Oggi ci nascondiamo sotto il letto. Dai, mi piace. Quindi devo dire alla zia Samantha magari di avvicinare Isabella perché... al letto. Anche a... vediamo, vediamo. Poi quando andiamo nel B&B ci pensiamo perché c'è anche la dispensa, che è una porta, ci possiamo nascondere anche lì dentro. È vero che c'è quello esatto. Segreto. Sì, esatto. Però io mi voglio nascondere io ci sto. No, dove là? Sotto il letto, dove era alto. Mi piace anche a me idea. Sotto il letto, però idea, chi perché loro dovrebbero andare vicino al letto? Se Aria dorme, ma la zia Isabella no. No, io l'idea, raga. Quale? Vanessa si nasconde sotto il letto, io della porticino. Oppure facciamo andare vicino all'armadio per magari
la zia dice a Isabella: Isabella, vai nell'ultimo armadio che magari sono là. Isabella va e gli prendiamo le gambe da sotto. Ok, allora dobbiamo parlare con la zia. Speriamo che la zia si ricordi tutto. Mi raccomando, non scrivere niente nel gruppo, perché Isabella è nel gruppo, Ok? Va bene, adesso finiamo i compiti perché tra pochissimo dobbiamo uscire. Poi, dopo a casa, quando siamo lì capiamo cosa fare, ok? Ok, brave ragazze, bravissime, vi siete preparate? Anastasia, si sta... Guarda come si raggomitola in se stessa. Tu tiri la coperta e lei si chiude in se stessa come una lumaca. Allora, Anastasia, adesso io vado a prepararmi, poi andiamo dalla nonna Elisa, andiamo a prenderla e andiamo nell'appartamento. Ma ragazzi, se volete essere salutati da me, Anastasia, o addirittura fare una videochiamata con noi, dovete andarvi subito ad abbonare. Andate a vedere quali abbonamenti ci sono e sceglietene uno, quali preferite. Tu quale vorresti? Vorresti essere salutato in un video o vorresti fare una videochiamata? Ma io fanno videochiamata. Allora dopo amore ti videochiamo, Però ti devi abbonare. Ragazzi, abbonatevi. Magari se si abbonano quando arrivano Isabella e Aria, c'è una videochiamata con Isabella. È vero, sì, potremmo fare una videochiamata con Isabella e Aria, perché no, sarebbe un'ottima idea. Andate ad abbonarvi subito. Ok, vado a cambiarmi, chiamiamo nonna Elisa e andiamo a pulire l'appartamento. Siamo arrivati dalla nonna. Sì. Mi ha detto che è già giù. Ma l'ho vista. Davvero? Sì, qua davanti al cancello. E qui, eccola. Ragazzi, siamo arrivati a casa della nonna e adesso andiamo al B&B. All'appartamento. Sì, perché dobbiamo andare adesso al B&B perché poi dobbiamo pulire. Quindi ci vediamo dopo. Ciao, sono arrivata, ci sono anch'io. Quante uova. Uno per me, l'avete preso? Sì, sì, quello bianco. No. Quello bianco, quello bianco, quello delle galatine, Anastasia. Glielo regaliamo alla nonna Elisa? Ma brava, amore! Come sei generosa, amore mio! Allora, sei pronta? Sì! Sei contenta? Sì! Vuoi fare una sorpresa, Isabellaria? L'altra bimba grande! Senti, ma io ti volevo dire una cosa, ma tu ti sei abbonata al nostro canale? Ma perché c'è scritto abbonato? Perché ti puoi abbonare da oggi in poi! Se ti abboni a 2,99€... Al mese? Al mese? Sì. Verrai salutata in un nostro video. Invece se ti abboni a Cucciolini VIP, quindi a 4,99€, puoi fare una videochiamata con noi. Ma che allora fortuna. Mi abbonerò. Brava nonna Elisa, andiamo a pulire. Sì, ciao. Ciao. Allora, siamo nel B&B, nell'altro però, in quello più adesso piccolino. Non c'è più. Strano, adesso, è rimasto il tuo giubbotto. Ma adesso ritornerà. Dai, nel B&B la magia e voilà. Eccola! Ma dove eri andata, Anastasia? Eravamo tutti super preoccupati. E non potevi restare un pochino? Non so, un mesetto, no. Quindi adesso la nonna sta un attimino passando lo straccio, poi facciamo vedere dove probabilmente ci nasconderemo. Perché? Sempre se... Se no. Si fa presto, magari puntuali. Andiamo a casa della nonna perché vanno lì a mangiare la bistecca, anche lei vuole mangiarla, no? Vedremo. E ci nascondiamo nella dove mettono le scarpe, che esatto. Cioè, tipo questo, guarda. Sì, è una porta dove apri, così che apri e dentro c'è l'attaccapanni, esatto. Esatto. Sì, è veramente buio, perché... secondo me ci dobbiamo far trovare lì dentro con le maschere. No, che figo, io con la pecora. Allora, siamo tornate a casa. Adesso io mi riposo un pochino e poi ci vediamo dopo. Se a casa della nonna oppure nel B&B dove siamo stati adesso. Sei felice? Sì. C'è un cambio programma. Quindi Isabella, Aria e Lizzie sono partiti in orario. Quindi dovrebbero arrivare in orario. Ok, loro tra un'oretta massimo... No, tra un'oretta dovrebbero atterrare. C'è un cambio programma, cioè tu adesso vai dalla nonna a mangiare qualcosina e io e Vanessa andiamo a mangiare fuori una cosa veloce e poi ti raggiungiamo dalla nonna e siamo pronte per nasconderci. Ma ci nascondiamo dalla nonna? Eh sì, ci nascondiamo dalla nonna perché la nonna gli prepara qualcosina da mangiare. Nell'appartamento? Perché la nonna li aspetta per dargli qualcosina da mangiare, ok?
Va bene? E poi noi torniamo a casa, perché è tardi e loro vanno poi nell'appartamento e poi ci vediamo domani. Atterrano tra 72 minuti, ma il tempo che escono dall'aeroporto e arrivano a casa saranno le 10. Domani li vediamo. Certo, domani a pranzo andiamo dalla nonna. Poi se vogliono dormire da noi va bene. Ma alle 10 però li facciamo una sorpresa. Alle 10 li facciamo una sorpresa. Certo, quando arrivano. Eccoci amore, sole e solette. Come si sta da sola con la mamma? Bene. Al pub? Bene. Bene. Questa zona dell'Urbiron si chiama pub. Noi stiamo sempre nella zona bimbi, nell'area bimbi, ma oggi che siamo da sole a te non interessa andare nell'area bimbi, siamo qua al pub. Sono lì. E adesso tu ti berrai la tua birra media, perché nei pub si beve la birra media. Bionda, ok? E allora sono le 8 e 5. Sono le 8 e 5 e loro tra più o meno mezz'ora. Ma dipende, perché sono partiti con quindi tra 30 una mezz'oretta di ritardo. Mezz'oretta. Però potrebbe la mezz'ora potrebbe recuperarla, eh. Allora, tieni amore, è arrivata la tua birra media. Scherza, è mia? Questa è mia. La tua petta piccolina piccolina. Cosa hai preso da mangiare? Cibo. Come? Cibo. Cibo. Pizza baby? Sì. Americana? Sì. Io sono no, sono italiana, quindi. Vabbè, però mangiamo americano. Ma neanche. A noi adesso mangiamo e ci vediamo dopo dalla nonna con Anastasia perché dobbiamo nasconderci, ok? Buon appetito. Grazie. Pizza quasi finita, manca poco a Vanessa, sono le 8:30 e in teoria se non ci fosse stato il ritardo 8:32, se non ci fosse stato il ritardo avrebbero atterrato adesso, ma secondo me manca poco perché comunque questi piccoli ritardi vengono recuperati in volo. Ci siamo Vane? Secondo me stanno atterrando adesso. Ma potrebbe essere, adesso andiamo, finiamo di cenare, andiamo dalla nonna e ci organizziamo con Anastasia cosa fare, ok? Novità? No. Come no? In che senso? Non sono atterrati. Ah sì, sono atterrati! Sono atterrati! Abbiamo anche le caramelle? Sì, noi abbiamo finito di cenare all'Urbiron di Novara, dove ci regalano tutte le volte a fine cena le caramelle, i chupa chupa e i chupa chupa da questa parte. Ragazzi, sono atterrati! Andiamo dalla nonna ed escogitiamo il nostro piano B. Oh, siamo arrivati dalla nonna. È bello che forse vedono la... Rispondi, amore. Io? Io no, Isabella, sono Isabella. Si è aperto? No, Isabella. No. Anastasia che credeva fosse Isabella. Isabella, sono Isabella. Apri. E non si apre? No, no. Ok. Thank you very much. La felicità in persona, cucciolini, sono contentissime. Anch'io. Dove sei? Andiamo a vedere la nostra Zeus. Ho sbagliato. Vado 1, 2, 3, 3, 4. Ciao cucciolini. Ma tu pensavi che era Isabella? Chi? Tu, adesso. No. Anastasia, esci, sono soltanto partiti da Malpensa, manca ancora mezz'ora, 40 minuti. Esci, qui ci nascondiamo, dai. Allora, c'è la luce qua dentro. Ci mettiamo. No, dobbiamo stare al buio. Ah, ok. Quanto sei agitata? Guarda che adesso ci dobbiamo preparare che stanno per arrivare, eh? Dobbiamo nasconderci, ok? Sì. Vane, ci sei? Aspetta. Ma un attimo, cosa stiamo qua a fare? Un secondo. No, accendi la luce. È ritnata. Dove? Di là, in cameretta imboscata, non perché? Non se ne accorge. Ma dai, ma devo stare chiusa qua dentro. Ma no, lei no. Isabella, metti le scarpe qua dentro, ma non aprirla. Ma spingi, guarda. Ma no, io non sì. riesco. Ah, sì, ok. Ok. Ma allora, secondo me... Sono arrivata. Silenzio adesso, giratevi. Ok ragazzi, ci siamo. Amore, devono ancora salire. Zitta fino a dopo. Ah no, Vanessa, non sono ancora arrivati. Ok, però... Sì. Io sono le
all'ascensore. Ok, 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 ok. Vanessa, fammi luce. Aspetta, mi entra tua mamma, dai. Lascia così, è meglio, dai. Lascia così. Dai, chiudilo, chiudilo. Ok. Ciao ragazzi. Ci siamo. Sono stata una cosa. Zitta. Dalle, dalle, ci sentono dalle scale, eh? Ah sì, silenzio. Però sì, basta. Sì, sì. Sì, zitta. Stanchi e morti, sono le 11:30, vero Ani? Sì. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ma mi raccomando, scrivete nei commenti se volete altri video del genere con Isabella e Aria. E mi raccomando, abbonatevi. Ciao! È arrivata mezzanotte, le campane.